Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo del lutto che ha colpito Nunzia De Girolamo e tutta la famiglia di Estate in Diretta, trasmissione pomeridiana di Rai 1. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Sembrava essere un pomeriggio come tanti altri, invece per Nunzia De Girolamo quel maledetto 14 giugno non è stato così. In apertura di puntata di Estate in Famiglia, la conduttrice si è purtroppo dovuta unire al dolore della famiglia Marziani, che ha subito l'atroce perdita di loro figlio Bernardo. La mamma è Elena Martelli, scrittrice e autrice dello stesso programma, e il papà invece è Gianluca Marziani, rinomato critico d'arte. Bernardo Marziani, figlio di Elena e Gianluca, è morto a soli 20 anni a causa di un sarcoma diagnosticato nel 2022. Il ragazzo aveva confessato la sua battaglia contro questo sarcoma, in un post, con queste parole: "Questo tumore, il sarcoma di Ewing, mi è stato diagnosticato 2 anni fa, nel 2022. Localizzato alla gamba sinistra, con dolori atroci che peggioravano, finché mi è morta la gamba, e l'ho trovato, ho fatto tutte le chemio del protocollo, preliminari all'operazione. Ma poco prima che mi operassero, sono diventato metastatico, e quindi hanno dovuto cambiare la terapia. È come se la malattia diventasse cronica, e andasse semplicemente tenuta a bada. Le condizioni di Bernardo sono purtroppo peggiorate a gennaio, e la malattia ha avuto la meglio su di lui il 14 giugno scorso. Oltre ad essere studente, era anche un modello e viveva tra Roma e Amsterdam, dimostrando grande forza nel raccontare pubblicamente la sua malattia. Le sue parole sui social hanno toccato molte persone, mostrando la sua resilienza e speranza nonostante le difficoltà. La comunità si è stretta attorno alla famiglia Martelli Marziani, offrendo supporto e ricordando Bernardo per il suo coraggio e la sua lotta contro una malattia così devastante. E tu cosa ne pensi di ciò che è tristemente successo a questo sfortunato ragazzo? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.